Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Me l'avete chiesto in tanti e finalmente esporrò le teorie sulla casa di carta 5, su il trailer che è stato pubblicato, il trailer ufficiale, che in realtà non è troppo distante, non è troppo separato dal teaser che ci era stato fatto vedere diverso tempo fa, ma abbiamo delle novità. E vi dico già che in questo video daremo risposta principalmente a due domande. La prima è: perché Alicia sta cercando di torturare il professore? Cosa vuole da lui? E la seconda domanda è riguardante quel soldato che abbiamo visto ormai tutti, che come ben sappiamo è molto simile al professore. È lui, non è lui? Perché? Nel caso fosse il professore, vuole entrare nella zecca? Risponderemo a tutte queste domande. Chiaramente non starò qui a dirvi: ah, Gandia verrà liberato, notizia shock, perché abbiamo visto tutti ormai. E soprattutto chi ha già recensito questo trailer, che ha già esposto le teorie, ha già spiegato tutto. Mi limiterò solamente a dire quelli che sono i miei pareri, ma c'è anche una notizia quasi ufficiale che riguarderà proprio quel soldato. Non perdiamo tempo, partiamo subito con il perché Alicia sta cercando di torturare il professore. Sì, non parto dal soldato perché ve lo dovete sudare. Lo teniamo verso la fine del video. Comunque, ricordiamoci che Alicia ha già dentro di sé, e l'abbiamo visto nel corso della serie TV, questo fuoco dentro che deve torturare le persone per la quale sta indagando, le persone che riesce a catturare. L'ha fatto con Rio, l'ha trattato malissimo, l'ha fatto purtroppo impazzire in un certo senso, e probabilmente in lui saranno permanenti gli effetti di questa tortura di Alicia. A suo tempo, per Rio, la tortura fu fatta proprio per avere delle informazioni. Informazioni che chi meglio del professore potrebbe dargli. Comunque, perché Alicia è nata lì? È nata lì per catturarlo, è nata lì perché, essendo anche lei ricercata, vuole avere dei soldi? Vi ricordate, per chi ha visto Prison Break, che tutti volevano quella famosa somma di soldi che ci sono in Prison Break, o almeno nelle prime stagioni, non faccio troppi spoiler. Però comunque, per chi l'ha vista, si ricorderà che quei soldi ai ricercati servivano per fuggire, scomparire, andare in un altro paese e non lasciare traccia. Sicuramente per fare un piano di questo tipo servono dei soldi. Ma se Alicia fosse andata davvero lì per i soldi, per avere questa grossa cifra, sono convinto che il professore non avrebbe avuto troppi problemi nel darglieli. Cioè, lui ha sempre detto che sì, è vero, non è che gli dispiacciono troppi soldi, però questo colpo l'ha sempre fatto per gli ideali che ha voluto portare avanti, gli ideali di suo padre, ma anche i propri ideali alla fine, gli ideali che in un certo senso ha ereditato. La prima teoria infatti sul rapporto che lega il professore e Alicia, oltre a quello di un poliziotto e ricercato, è che potrebbero avere un rapporto di fratellanza, che siano fratello e sorella. È vero, di questo ne avevamo già parlato in una vecchia teoria che vi lascio qui nelle schede, dove appunto viene dimostrato come il professore e Alicia Sierra potevano essere d'accordo. Non sembra proprio che siano così le cose. Alicia ha davvero legato, preso in ostaggio il professore, l'abbiamo capito chiaramente dal trailer, e questo possibile odio derivante dalla sorella verso il fratello potrebbe essere legato al fatto che il professore si è indebitamente preso l'eredità, ha usurpato l'eredità del padre, rubandola di fatto Alicia, rubando quindi il piano, tutti i suoi ideali e quindi anche i soldi, che dovevano andare in un certo senso anche ad Alicia. Magari nel fare questo Alicia vuole indietro qualcosa di ancora più importante del piano o dei soldi o dell'oro, qualcosa che forse solo loro due conoscono. Sarebbe sicuramente intrigante come cosa e soprattutto un colpo di scena inaspettato, ma sappiamo bene che, essendo questa l'ultima stagione, la quinta, e che non ce ne saranno più altre, non ha senso aprire una trama così fitta, così importante, così inaspettata, se poi deve finire da lì a pochi episodi. E quindi penso che questa scelta non verrà percorsa e che questa teoria quindi stride davvero con quella che è la possibile realtà. Seconda teoria, forse la più plausibile. È un puro sfogo di Alicia. Alicia, l'abbiamo capito, odia la banda, odia il professore, odia forse soprattutto Lisbona. E cosa toccare a una donna se non il proprio figlio o addirittura il proprio marito, in questo caso il professore? Una vendetta che verrà attuata nei confronti prima del professore, che è la mente della rapina, poi andrà a colpire tutti gli altri, tutti i sottoposti del professore, almeno con la psicologia, con la mente. Dire: io ho usurpato il vostro re,
Ho scalzato dal suo nascondiglio colui che vi comandava. Beh, serve un colpo durissimo e nel trailer abbiamo capito che questo succederà. Indubbiamente dobbiamo rassegnarci a questa cosa e soprattutto dal momento che Alicia non ha più nulla da perdere, ormai, se non il figlio, potrebbe farsi giustizia da sola. Se così fosse davvero, però, Alicia avrebbe potuto effettivamente ucciderlo subito, il professore. Anche se in realtà una morte veloce, come sparargli, non l'avrebbe dato forse gusto e magari prova più gusto, anzi senza il magari, sicuramente prova più gusto nel torturare il povero professore. Oltre che a far soffrire di più il professore, torturarlo potrebbe anche aiutarla a estorcere molte più informazioni sul piano, sulla banda, sui vari nascondigli, sui metodi che utilizzeranno nel piano per fuggire, dove andranno, dove si nasconderanno poi in futuro, eccetera, eccetera. E magari questo le darà le chiavi in mano per o vendere queste informazioni o invece appropriarsi del tesoro del bottino e attuare la sua personale vendetta contro la banda. Secondo altri, invece, c'è la possibilità per la quale, mentre Alicia tiene in ostaggio il professore, possa andare in travaglio, possano rompersi le acque. All'ospedale non può andarci, chiaramente, perché è una ricercata e verrebbe arrestato subito dopo il parto. Che forse allora Alicia sia andata dal professore, perché sapendo che il professore ha mille conoscenze, dottori, medici, ha corrotto chiunque con tutti i soldi che ha, possa in qualche modo trovare qualcuno che la faccia partorire, o addirittura ancora meglio che la faccia sparire nel nulla. Tra virgolette, nel senso che la faccia andare via e che lei possa rifarsi da capo una nuova vita. Beh, chiaramente il professore sarebbe la persona più indicata per questo tipo di azioni e recarsi da lui in un momento così delicato potrebbe velocizzare molto il suo processo di prendersene e andarsene via. Ma perché allora il professore si opporrebbe a una cosa così semplice apparentemente da risolvere, ovvero va bene, ti chiama uno, ok, vai via. Chiaro, lo capiamo chiaramente, il professore ha ben altro a cui pensare, vuole portare avanti la sua rapina. Perdere il suo tempo con Alicia Sierra vorrebbe dire non concentrarsi sul colpo e soprattutto quindi far andare in malora tutto il piano. Anzi, attirare troppo l'attenzione lì dove si trova il professore nel suo nascondiglio potrebbe attirare troppo l'attenzione di chi ci sta intorno. Parto a parte, scusate il gioco di parole. In realtà l'opzione mi sembra poco percorribile perché è troppo trash, ragazzi. Ok, che c'è il pancione che partorirà da lì a poco, se si vede a vista d'occhio. Ma no, dai. Troppo cringe. Non voglio che la casa di carte sfiori anche livelli così bassi sotto questo punto di vista. C'è un'altra teoria su Alicia Sierra, il professore, forse la più percorribile dal mio punto di vista, ma prima arriviamo al momento tanto acclamato del soldato. Il soldato e il professore. Qual è il metodo migliore per entrare nella banca di Spagna senza attirare minimamente l'attenzione, o almeno il meno possibile? Beh, chiaramente travestirsi da soldato e con gli altri soldati fare irruzione all'interno della banca di Spagna. In una scena del trailer vediamo un soldato che sta facendo irruzione con gli altri, che è davvero uguale, identico al professore, e non solo lui sta facendo irruzione della banda, ma c'è anche Marsiglia. Già dal vecchio teaser io mi ero posto questa domanda: ma come fa Marsiglia ad entrare dentro la banca di Spagna? Cioè, come ci riesce? Nel teaser vediamo che è sopra un elicottero che sta cercando di atterrare o di aiutare in qualche modo la banda. Non sappiamo se nella banca di Spagna, ma direi proprio di sì, perché dove può uscire la banda se non al di fuori di lì? E il metodo che utilizzerà personalmente non lo so, non ne ho assolutamente idea, anche perché atterrare nuovamente con un elicottero sopra la banca mi sembra un'opzione non percorribile. Vedendo il trailer, giustamente, molti si sono messi a teorizzare sul perché il professore debba entrare nella Banca di Spagna, anche se il perché è chiaro. Controllare da dentro il piano, visto che è sfuggito di mano, ma soprattutto è come ci riuscirebbe. Abbiamo capito che è stato preso in ostaggio da Alicia Sierra e non può scappare. Ha un gemello il professore? Forse, non credo. Quanti fratelli ha? Fratelli e sorelle infiniti? No, non credo che sia possibile. Ricordiamoci che però non sarebbe la prima volta che il professore utilizzi un travestimento un po' alla Lupin per portare avanti il suo piano. Ci ricorderemo quando nel quinto episodio della seconda stagione si travestì da cappellaio matto e si introdusse all'interno dell'ospedale di Madrid sfruttando un casting di pagliacci che era in corso in quel momento per intrufolarsi appunto all'interno e questo travestimento lo portò al raggiungimento del suo scopo, ovvero dare un coniglio di peluche con chiaramente dentro una telecamera
telecamera che diede appunto in dono a un bambino per smascherare quello che era il tranello della polizia che stava mettendo in atto nei suoi confronti. Quindi la teoria del travestimento ha chiaramente senso, ci sta. Il professore si traveste da soldato, non c'è miglior modo, governa da dentro, abbiamo visto che è intelligente, che può fare queste cose, ma no. Ragazzi, c'è una notizia, purtroppo, perché sarebbe avvincente come cosa, ma c'è una notizia al 99% certa, ufficiale, secondo la quale questa teoria potrebbe non avere un fondamento. E c'è anche una spiegazione piuttosto logica e, come detto, quasi ufficiale. La fonte ufficiale in questione è il profilo Twitter di VRLCDP, un profilo Twitter spagnolo che tiene aggiornatissimi tutti in Spagna sulla casa di carta ed è un punto di riferimento per tutti, cioè quasi come una fonte ufficiale. E secondo questa fonte, l'attore che interpreta quel soldato non si tratta di Alvaro Morte, ovvero l'attore del professore, ma è quasi sicuramente Alberto Amarilla, un attore spagnolo che ha in effetti una somiglianza fortissima con il professore. Ci sono davvero tante foto che potete trovare anche sui suoi social, su internet, dove volete, dove si nota una certa somiglianza nello sguardo, i capelli, la barba, un po' tutto. Cioè, assomiglia davvero e ci sta che si sia creata questa somiglianza. Sempre secondo questa fonte, va ancora più nello specifico, questo soldato apparirà solo in un episodio che sarebbe il primo episodio. Quindi se questa teoria, cioè questa fonte, dovesse essere ufficiale, l'irruzione avverrà subito nel primo episodio. E ancor più penso che Netflix abbia voluto giocare molto su questa somiglianza per farci fare tantissime teorie, farci illudere, ma cosa farà il professore? Riuscirà a liberarsi? Penso di no, penso che davvero sia questo attore. Cioè, almeno la somiglianza è quella e la fonte è quasi ufficiale. Mi dispiace ragazzi, ho rovinato un sogno. Anch'io ci volevo credere, ma purtroppo no. È un soldato normalissimo come tutti gli altri. Ritorniamo però ad Alicia e il professore, perché c'è un'altra teoria che potrebbe essere quella giusta, riguardante appunto il motivo per la quale Alicia sta cercando di torturare il professore. Se tutto questo è venuto fuori, cioè se Alicia è ricercata, un motivo c'è. Il motivo è che è stata smascherata per ciò che ha fatto e la causa di tutto ciò è stato appunto il professore, che ha detto in piazza pubblica, ha raccontato l'avvenimento della tortura ai danni di Rio da parte di Alicia Sierra e che quindi forse possa essere stata mandata lì per far sì che il professore ritratti queste voci, magari perché qualcuno più in alto di lei nelle forze segrete spagnole non vuole che circolino certe voci, vuole che il professore ritratti e quindi lo vogliono torturare finché non faccia questo video di smentita, no ragazzi non è successo niente, cioè proprio così dice, no ragazzi non è successo niente, non lo so, può essere, sicuramente è interesse dello Stato che le informazioni della quale la banda è in mano, contenute nelle cassette, lo Stato non vuole che queste vengano rivelate e forse sarà proprio questa la chiave, come lo Stato anche un po' nelle scorse stagioni, che può dargli la libertà o almeno le chiavi per uscire dalla Banca di Spagna. Voi cosa ne pensate? Sono due le domande. La prima, il soldato è il professore anche alla luce di ciò che vi ho detto in questo video? La seconda, voi cosa ne pensate? Perché Alicia sta torturando il professore, lo tiene imprigionato, cosa vuole da lui? Semplice divertimento? Prova gusto nel vederlo soffrire? O c'è qualcosa di più? Vuole qualcosa in cambio dal professore? Soldi? Oro? Un lascia passare per l'estero passando come invisibile? O c'è dell'altro? Scrivetemelo chiaramente nei commenti. Il video di oggi termina qui, vi lascio con un video nelle schede con 9 teorie che potrebbero esserci nella prossima stagione. E per oggi il video termina qui, noi ci vediamo col prossimo e vi auguro a tutti un buon weekend. Ciao a tutti!